Cari amici, quest'anno sarò un po' in ritardo nelle consegne perché ho avuto dei problemi con la finanziaria italiana. Le cause sono molteplici, cominciando da dover eliminare due renne dal mio traino, altrimenti superare i 180 cavalli fiscali e avrei dovuto pagare la supertassa. Per quanto riguarda il lavoro, mi hanno cambiato il contratto e adesso, visto che lavoro un solo giorno, sono passato con contratto a tempo determinato e i miei elfi, che mi aiutano durante tutto l'anno, sono diventati degli stagisti, procurandomi non pochi problemi. Ho dovuto pagare anche l'IMU sulla casa in cui abito da anni, ma mi sono salvato perché, essendo la mia abitazione all'estero, verserò solo l'1,7 per mille. Ho avuto anche il mio bel da fare per convincere il governo Monti che la mia slitta con cui consegno i regali non è un aereo mobile, perché sarei risultato, come peraltro per i regali che faccio, evasore totale e sconosciuto al Ministero delle Finanze. Per quanto riguarda la pensione, anche lì ci sono grossi problemi, perché lavorando un solo giorno all'anno non sono riuscito a raggiungere la quota richiesta. Spero di rifarmi con la domanda per i lavori usuranti, visto che svolgo la mia attività principalmente di notte. Carissimi, i regali quest'anno saranno meno sfarzosi del solito a causa dell'aumento dell'IVA, delle materie prime e del costo del lavoro. Ma non disperatevi, andrà sempre peggio. Comunque, con questa mia, vi auguro un felice e caldo Natale in famiglia, magari come una volta, dove i regali erano pochi e specialmente venivano fatti i bambini, ma la tavola in cui ci si riuniva tutti era molto più ricca, anche di umanità. Tantissimi auguri di buon Natale.